San Giovanni Paolo II ha additato al mondo San Pio come esempio da seguire, ma oggi noi guardiamo anche a lui come un modello esemplare di santità e insieme al venerato confratello lo invochiamo come nostro intercessore. Infine, in questo mese dedicato alla Madonna, vogliamo chiedere ai nostri santi di ottenerci il dono della fervente devozione verso la Vergine Maria e soprattutto di saper trasmettere questo amore e questa venerazione verso la Madre Celeste a quanti ci avvicinano ed entrano in relazione con noi nella vita quotidiana. La semplicità e la carità di San Felice da Cantalice, l'umiltà e l'obbedienza alla Chiesa di San Pio da Pietrelcina e il fervore apostolico nell'annuncio della buona notizia a tutte le genti di San Giovanni Paolo II ci guidino oggi e sempre a cercare le cose di lassù per guadagnarci quel futuro che è già presente in Maria Vergine e che è stato preparato sin dalla creazione del mondo per tutti gli uomini di buona volontà. Così speriamo e così sia.